Maîtrise de souplesse dans un contexte tendresse. Ciao ragazzi, allora, sono tornata. Lo so che ultimamente, insomma, non faccio video così spesso come un tempo. Però insomma, come sapete, ho iniziato a lavorare e gestire comunque i ritmi, i tempi non è come prima, insomma, conto avere tutto il giorno a disposizione o comunque gran parte, insomma, fino a quando studiavo per gestire i tuoi tempi, tutte le tue cose. Un conto invece è uscire la mattina alle 8, tornare la sera alle 6, 6, 6 e mezza. Anche, cioè, per quanto io mi ritenga già fortunata perché non ho orari serali così terribili, e comunque dovere, tra virgolette, gestire anche un po' la casa, perché comunque sono sempre spesso comunque qua a casa del mio ragazzo, anche perché i miei sono sempre al mare, e allora per stare a casa da sola sto qua da lui, e quindi insomma gestire un po' anche la casa, insomma magari anche rilassarmi un pochino e tutto quanto. Tuttavia ho fatto alcuni acquisti negli ultimi giorni legati ai saldi e quindi volevo farveli vedere. In realtà sono veramente pochissime cose, perché comunque mi sto trattenendo parecchio. Il fatto di non avere più tutti i giorni a disposizione per magari andare a fare giro in negozi, mercati, vuol dire molto, perché comunque mentre prima avevo 7 giorni, 6 giorni alla settimana per girare, magari andare in negozi, così oggi dicevo ma oggi magari vado a fare un giro lì, vado a fare un giro là, dovendo stare in ufficio comunque 8 ore al giorno, la sera comunque arrivo a casa abbastanza tardi, quindi non ho voglia di prendere, partire, andare per negozi. Limita anche ovviamente il mio shopping, tuttavia insomma il sabato cerco sempre di andare, insomma, magari a fare un giro al mercato della Crocetta o comunque in centro, e fare magari appunto qualche acquistino, soprattutto adesso che è periodo di saldi. Devo dire che ho la fortuna di avere l'ufficio in centro, quindi comunque anche in pausa pranzo ogni tanto riesco a fare una capatina da Zara e comprare qualcosina. Però insomma mi sono anche un po' trattenuta, perché comunque sia in vista delle vacanze, sia in vista del fatto che comunque insomma voglio iniziare anche un po' a risparmiare, avendo comunque l'armadio pieno di roba, e sia perché effettivamente non è che abbia trovato grandi grandi cose. Non ho fatto appunto grandi giri per i saldi, e come sapete io tendo sempre ad aspettare proprio all'ultimo periodo per fare acquisti. Sto già monitorando Zara da un pochino, finora ho comprato, mi sembra, solo due gonne nei saldi. No, due gonne e un vestitino, che tra l'altro vi devo poi far vedere, per restare a lavare. E sono cose comunque che ho comprato super super scontate, perché erano già dal 50 al 70% di sconto. Diciamo che un paio di volte alla settimana in pausa pranzo faccio magari un salto, per vedere se appunto i prezzi vengono ulteriormente abbassati. Ormai siamo quasi a ridosso di agosto e quindi insomma credo magari che nelle prossime settimane riuscirò ancora a fare qualche affare. Nel frattempo vi mostro alcuni acquisti che ho fatto, uno in un negozio Modo Milano e gli altri che ho fatto al mercato della Crocetta, insomma volevo condividerli con voi. Allora, ieri sono andata al mercato della Crocetta da Raffaele è un ragazzo che ha un banco, tutti i giorni al mercato della Crocetta di Torino, è in assoluto il mio banco preferito, si trovano veramente capi di ottima qualità, sono stock, delle marche Imperial, Please, Vicolo, Northland e quant'altro, a prezzi stracciati. Generalmente lui mette le cose dai 5, 10, 15 euro, e sono tutti capi che hanno delle leggere fallature, però insomma dando due punti o magari insomma controllando bene i capi prima dell'acquisto si riescono a fare degli ottimi affari, anche perché appunto la materia prima non sono cinesate ma sono veramente capi di ottima qualità. Ieri ho fatto un salto con il mio fidanzato e ho comprato due cose, in realtà due cose me le ha comprate lui e invece altre due cose le avevo comprate nei giorni scorsi. Allora, ho comprato questo vestito. Quest'estate io ho una settimana di vacanza e andremo a Santorini. Abbiamo prenotato ieri sera, quindi sono troppo contenta. E quindi ieri quando ho visto questo vestito me lo sono proprio immaginato a Santorini. Allora, il vestito è così, praticamente è un abito lungo, in realtà più lungo dietro e più corto davanti, adesso ve lo mostro bene. La parte sopra è così, con tutte queste paillette argento opaco, e poi la base beige, e poi ha queste strisce, uno qui bronzo grigio, qua sotto panna, e qua sotto rosa ciprio, spero che riusciate a vedere bene perché forse c'è troppa luce. Ed è praticamente appunto un vestito lungo
che rimane un pochino più corto sul davanti e più lungo dietro, cioè dietro arriva proprio alla caviglia mentre davanti arriva sotto il ginocchio, diciamo. È veramente veramente carino. Questo sì, aveva questo buchino qua dietro, non so se riuscite a vederlo qua, che però insomma andrò a far chiudere la mia mamma con due punti, per la fine insomma non si vedrà molto, e mi piace veramente tanto, proprio tanto tanto tanto. Poi sempre da lui, in realtà questo vestito, questa blusa che vi mostro adesso, perché sono diventata bianca improvvisamente, boh. Ok, me li ha regalati il mio ragazzo. Ho preso questa blusa che mi piace da impazzire. Ultimamente sono veramente in fissa col rosa cipria, comunque i colori neutri, tipo appunto beige, tortora. Lo so che non sono dei colori che forse su di me, che sono bionda, non stanno benissimo, però come vedete li indosso veramente tanto. Poi vabbè, insomma, adesso spero di riuscire a diventare anche un pochino abbronzata, quindi stanno ancora meglio. Ho preso questa blusa rosa cipria in chiffon con le maniche a tre quarti. Qua davanti a questa, diciamo, colletto fatto con tutte queste pietre che sono molto pesanti, infatti vedete come la maglia tende ad andare giù, sempre rosa, molto, molto, con molte sfaccettature. La casacca rimane, diciamo, piuttosto morbida, e dietro è fatta così, con questa pieghina, è veramente molto molto carina. Stupenda, cioè, l'ho indossata e mi è piaciuta veramente tanto. Infatti mentre la provavo una ragazza mi ha detto: dove l'hai presa quella lì? Che la voleva anche lei, però purtroppo era terminata. E oltretutto questa non era neanche fallata, cioè ha un filo leggermente tirato qua davanti, ma non so neanche se riuscite a vederlo, però la collana era perfetta, mentre invece ce n'era un'altra che aveva tutta la collana rotta con un sacco di pietroline mancanti, quindi veramente belle, bello bello bello. Poi, sempre da Raffa, la scorsa settimana, ho preso quest'altra blusina. Devo dire che queste bluse le uso tantissimo anche a lavoro, mettendone magari con un pantalone nero, un pantalone blu, il jeans scuro. Le uso veramente tanto, mi fanno sempre i complimenti le mie colleghe. Allora, è una blusa così, praticamente davanti è doppia, e ha davanti questo strato di ecopelle bianco, tutto traforato, color panna, mentre sotto ovviamente ha lo strato così di chiffon, quindi non la rende trasparente, mentre dietro è solo di chiffon. Rimane un pochino, vedete, più lunga dietro, più corta davanti, e poi ha questo dettaglio sempre di ecopelle, diciamo un beigeolino un po' più scuro, io spero che riusciate a vedere perché vedo tutto chiarissimo nell'anteprima, così un po' frufru. Mi piace tantissimo, poi qua dietro rimane qui aperta col bottoncino. Questa praticamente è fallata qua, come vedete, qui questo pezzettino qua è scucito, però anche qua conto di farlo aggiustare da mia mamma appena torna dal mare. E da Raffaele ho preso queste cose, però sabato prossimo in realtà vorrei andare al mare, però se riesco voglio fare ancora una capatina. Poi l'altro giorno in pausa pranzo sono andata da Modo Milano. Modo Milano è un negozio che una volta a Torino era Contatto, poi nel tempo è diventato Modo Milano, non so se c'è anche nella vostra città, che insomma fa sempre dei grandi grandi saldi. Io questi pantaloni li avevo visti ad Alassio tanti mesi fa e non li avevo acquistati. Sabato scorso sono andata ad Alassio e li ho visti addosso ad una ragazza molto stilosa e mi ero strapentita di non averli comprati, quindi appena li ho visti a 15 euro li ho comprati. Calcolate che il prezzo iniziale era 54,90 e li ho pagati 15 euro. Sono appunto dei pantaloni tipo della tuta. Hanno il bordo sopra grigio e anche il bordo alla fine grigio, ma questo bordo alla fine sono indecisa se farlo togliere perché non mi fa impazzire. E praticamente rimangono sotto come se fossero dei pantaloncini corti, e sopra hanno il pantalone lungo tutto in pizzo, quindi è molto carino perché comunque si vede insomma, la gamba un po' coperta dal pantaloncino, mentre la parte sotto è gamba nuda, e sono appunto di questo color panna, bellissimo, sono veramente veramente fatti bene. Infatti ho preso l'ultimo paio e insomma sono super soddisfatta di averli presi. Anche questi me li immagino a Santorini o comunque al mare, con una bella blusa magari nera e delle zeppe nere. Vado veloce perché vedo che la telecamera mi sta abbandonando. Ultimo acquisto che ho fatto, e anche di questo sono super soddisfatta. L'ho presa sempre al mercato della Crocetta, ma in un altro banco, l'ho pagato mi sembra 10 euro, ed era un capo che stavo veramente cercando da un sacco. L'avevo visto da Zara nella nuova collezione, veniva 39,90, infatti ero quasi tentata da comprarlo. Meno male che ho resistito perché l'ho trovato al mercato, ed è appunto questo giubbottino di jeans
molto carino perché è un po' slavatino, insomma qua un po' rotto, qua vabbè ho tirato sulle maniche, anche dietro rimane così un po' slavatino, molto molto carino. La marca è Tally Whale, c'era questo banco che vendeva tutte le cose col cartellino Tally Whale, come vedete è prezzato 49,90, in realtà sono franchi svizzeri, però insomma più o meno penso che corrispondano agli euro, forse qualcosina in più o in meno, non lo so. E comunque io l'ho pagato 10 euro e mi piace tantissimo, me lo immagino anche sul vestitino lungo o con un vestitino nero, quello per insomma dare un tocco sportivo. Niente, quindi insomma questi sono stati i miei acquisti per adesso dei saldi, vi farò sicuramente nei prossimi giorni un video su tutti gli acquisti fatti online, ho ricevuto diversi pacchi in questo periodo e sicuramente volevo mostrarveli, quindi insomma appena riesco ad avere un po' di tempo vi faccio il video. E niente, quindi fatemi sapere se questi acquisti vi sono piaciuti, un bacione, ciao!